18 maggio il santuario di Padre Pio si radura la gioventù italiana che vuole suo patrono ricordare con grande riconoscenza. Durante il pontificato, lungo pontificato, 27 anni, il Santo Padre Giovanni Paolo II sempre cercava la gioventù, i giovani, voleva stare con loro, voleva essere pastore guida di loro, perché sapeva che i giovani sono aperti a questo corpo che è bello, vero e anche sincero. E il Santo Padre dice questi giovani cercano, domandano, bisogna dare delle risposte a loro domande che provenivano dalla vita dei giovani. Ha avuto sempre un rapporto immediato, sincero, perché il Papa aveva sempre fiducia ai giovani. Parlando con loro, vedeva il futuro della Chiesa e della società. Lasciato grande eredità, questa eredità sempre aspetta di approfondirla, conoscerla, ma soprattutto grande eredità è la sua persona eccezionale, uomo di Dio, uomo soprattutto santo. Se mi domandano dove ho visto sua santità, dico in preghiera sua. Lui imparato come ragazzo a Badovice di pregare, ha approfondito preghiera, l'importanza della preghiera in vita. E questa preghiera dentro di lui sempre si arricchiva. E così, se posso dirvi oggi, se volete prendere qualche cosa dalla persona di Giovanni Paolo II, cercate di imparare a pregare. Quando era giornata della gioventù mondiale a Cracovia, abbiamo visto che i giovani vogliono pregare, adorare. Le chiese di Cracovia erano di notte piene di ragazzi. Mi auguro di entrare in questo movimento della gioventù nuova, guidata dal loro patrono che è Giovanni Paolo II. Vi saluto cordialmente e vi aspetto anche a Cracovia, dove potremo incontrarci da vicino nel suo santuario, per come a Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, qui a Cracovia, a Santuario Giovanni Paolo II. Arrivederci, a presto. Oggi, 18 maggio, in tutta la Chiesa si ricorda il centenario della nascita del Santo Padre Giovanni Paolo II. Nonostante tanti anni di distanza dalla sua morte, sono ancora in me vivi tanti ricordi e per la lunga esperienza di vita che ho avuto con lui. Il suo stile di preghiera, il suo amore per il Concilio Vaticano II, il suo entusiasmo per le celebrazioni e per l'annuncio del Vangelo sono un invito a tutti noi, credenti e non credenti, ad incontrare di nuovo Karol Wojtyła, a riflettere sulla sua vita, sulla sua azione, a riflettere sui suoi gesti, a incontrarlo di nuovo come un amico
dobbiamo riflettere sul patrimonio che ci ha lasciato e dobbiamo domandarci chi è stato per noi Karl Wojtyła, che cosa ha rappresentato per la nostra vita, quali valori ci ha lasciato che noi abbiamo inserito nella nostra vita quotidiana. Abbiamo imparato la testimonianza dell'amore che egli ci ha lasciato per tutti gli uomini e per tutte le donne di ogni razza e condizione. Abbiamo imparato il rispetto per tutte le religioni e per tutte le culture. Abbiamo imparato ad essere uomini e donne che non hanno paura di vivere con semplicità la propria fede cristiana. Sappiamo portare la speranza nel cuore, nel difficile cammino della vita quotidiana. Io credo che se riflettiamo su queste, riflettere su queste cose è il modo migliore per commemorare il 100° anniversario della nascita del Papa. Maggio, 100 anni dalla nascita di Giovanni Paolo II. Karl Wojtyła ha segnato la vita di tante persone della mia generazione e ha segnato fortemente anche la mia. Un papa straordinario che odorava e profumava di santità sin dalla sua vita terrena, sin dal momento in cui, dal tempo in cui era su questa terra. Giovanni Paolo II amava tantissimo gli artisti, lui stesso in qualche modo era un artista, no? Lo sapete, ha recitato, ha fatto l'attore, ha scritto poesie, un animo davvero di grande sensibilità. Ebbene, ha indirizzato agli artisti una lettera, ha ricordato la potenza creatrice degli artisti stessi. Anche Papa Francesco ha detto che gli artisti, attraverso le loro creazioni, riescono ad indicarci la strada della bellezza. È alla bellezza che dobbiamo mirare, ma una bellezza interiore soprattutto, e non quella legata alla schiavitù dell'esteriorità o dell'io al centro. Insomma, la bellezza interiore è quella capace di illuminare il mondo. So che vi riunite oggi in una preghiera speciale, una preghiera che rivolge tutte le intenzioni proprio agli artisti, e allora non potevo non ricordare queste figure, ma soprattutto, insomma, immagino questo raccoglimento in un luogo altrettanto suggestivo dal punto di vista spirituale, che è San Giovanni Rotondo, quindi il pensiero naturalmente anche a San Pio. Vi abbraccio e sono con voi spiritualmente in questo raccoglimento. Ciao a tutti.